Bene, buongiorno e ben ritrovati su Radio Potenza Centrale con Comunicare per Cambiare, un modo per orientare le politiche comunali, provinciali, regionali e quindi oggi anche nazionali, poi vi spiegheremo il perché, verso i reali problemi della gente attraverso la comunicazione di prossimità di Radio Potenza Centrale in collaborazione con il giornale Controsenso. Saremo insieme un'oretta. Quest'oggi parleremo di due temi che afferiscono sostanzialmente la cultura. Il primo non può che riguardare quello che è il tema di attualità anche a livello nazionale, con il decreto Buona Scuola che mercoledì sarà approvato probabilmente alla Camera, e lo faremo con il sottosegretario all'Università, la Ricerca e l'Istruzione, la senatrice Angela Donghia, e con gli ospiti in studio che incomincio a salutare, che sono Annalisa Percoco, assessore al Comune di Potenza, anche neo delegata ulteriormente, lei si occupa di università, coesione territoriale, politiche comunitarie, cultura e istruzione, alla quale diamo immediatamente un benvenuto sulle frequenze di Radio Potenza Centrale. Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito. Bene, poi l'altro tema che tratteremo, approfittando ancora della presenza dell'assessore, riguarda chiaramente la città di Potenza e la sua festa, la festa di San Gerardo, la festa del nostro patrono, che quest'anno vede dei cambiamenti e delle innovazioni e anche dell'individuazione di nuovi percorsi per ciò che concerne la storica parata dei turchi, e abbiamo due rappresentanti del comitato tecnico scientifico. Saluto Rosario Angelo Avigliano, che abbiamo già avuto ieri nostro ospite anticipando questa trasmissione. Una buona mattinata e un buongiorno a Rosario. Buongiorno ai radioascoltatori di Radio Potenza Centrale. Bene, un saluto anche all'altro componente del comitato, Tonino Centola. Buongiorno a tutti. E buongiorno anche al coordinatore per quanto riguarda le attività dell'amministrazione relativamente alla festività, che è Luigi D'Angelo. Buongiorno e benvenuto anche a te in trasmissione. Buongiorno e a tutti i radio telespettatori. Ha ragione, perché grazie, esatto. Lo spunto non è quanto mai proficuo, perché oltre a poter seguire in diretta su Radio Potenza Centrale la nostra trasmissione, lo potete fare in streaming su www.radiopotenzacentrale.com, ma anche da un punto di vista video lo potrete poi vedere attraverso l'on demand, quindi il podcast che troverete con il nostro video appunto sul sito www.radiopotenzacentrale.com. Vi ricordo che la nostra comunicazione di prossimità si manifesta anche attraverso l'interazione con i nostri radioascoltatori, per cui chiunque volesse porre domande, introdurre un tema, lo può fare chiamandoci in diretta allo 0971 45 846, piuttosto che mandandoci un sms o whatsapp al 349 511 9088. Io do la linea alla regia e subito dopo rientreremo anche con il contributo dell'ottimo Mario Petrone, perché parleremo di Buona Scuola con il sottosegretario al MIUR, il Ministero dell'Università, della Ricerca e dell'Istruzione, la senatrice Angela Donghia. Linea alla regia, tra pochi minuti. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. E come avevamo anticipato con Comunicare per Cambiare, l'informazione di prossimità di Radio Potenza Centrale, siamo ritornati in diretta e approfittando anche della presenza dell'assessore Percoco, che come dicevamo ha la delega all'università, alla cultura, all'istruzione, alla coesione territoriale e alle politiche comunitarie, abbiamo il piacere e l'onore di riavere nostra ospite sulle frequenze di Radio Potenza Centrale il sottosegretario alla pubblica istruzione del Ministero appunto dell'Università e della Ricerca, la senatrice Angela Donghia, al quale diamo un benvenuto e un ben ritrovata sulle frequenze di Radio Potenza Centrale. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno. Bene, stavamo parlando anche così all'inizio di questa trasmissione di questi cambiamenti che afferiscono il mondo della scuola, e sappiamo che mercoledì in aula alla Camera dovrebbe essere approvato questo nuovo indirizzo. Sì, mercoledì dovrebbe essere approvato in mattinata il nuovo disegno di legge, che come un po' tutti i disegni di legge, come tutte le novità, fa paura, ma secondo me mai come in questo momento non dobbiamo avere la paura di affrontare i cambiamenti che il mondo ci chiede, insomma. Dobbiamo fare in modo che la nostra scuola, che è un'ottima scuola, devo dire che la buona scuola c'è già in tanti territori, in tante scuole, la buona scuola non cammina nelle circolari, nei disegni di legge, ma nel cuore e sulle gambe delle persone. Quindi sappiamo di avere una buona scuola, ma questa buona scuola dobbiamo tentare di aiutarla e di metterla al passo con i tempi.
Bene, sottosegretario, la ringrazio intanto per questo intervento. Abbiamo con noi Mario Petrone, che è un opinionista di Controsenso e di Radio Potenza Centrale, che tra l'altro si occupa proprio del tema della scuola, che voleva porle una domanda. Prego, Mario. Semplicemente vorrei sapere chi le ha detto cosa serviva alla scuola, perché ho l'impressione che lei stia parlando di una cosa che non conosce. La scuola reale non vuole questo, sta protestando. Ci spiega a chi ha domandato quali erano le modifiche da introdurre? Allora, come lei sa, è stato aperto un dibattito già diversi mesi fa, e in questo dibattito sono stati ascoltati un po' tutti, è un dibattito che si è tenuto in varie sedi in Italia. Io a questo proposito le volevo chiedere, anche perché il disegno di legge è un disegno di legge complesso, dove ci sono diverse variazioni, quali sono le cose che lei ritiene non utili alla nostra scuola, perché così è più facile anche scendere nel merito, perché se parliamo dell'alternanza, penso che l'alternanza sia una cosa che serve al nostro paese e che tante scuole già fanno. Se parliamo della valutazione, come lei sa, è una cosa che serve, dobbiamo farla, perché dobbiamo tentare di levare quei problemi che la scuola italiana ha, dalla dispersione all'accompagnamento dei ragazzi nel mondo del lavoro e via dicendo. Se parliamo dell'autonomia, come lei già sa, è una cosa di cui si parla da tanti anni, e l'autonomia c'è, ma dobbiamo aiutare le nostre scuole ad essere autonome, a valutarsi, ad autovalutarsi e ad essere in grado di con noi di affrontare questo nuovo mondo che si apre ai nostri figli. I giovani, nel momento in cui escono dalla scuola, sono valutati dal mercato. No, mi perdoni, sottosegretario, lei sta parlando di riunioni fatte di partito, perché gli incontri di cui lei parla sono incontri all'interno del PD. Io credo però che non sia proprio così, Mario, perché anch'io seguendo, in commissione sono state ascoltate chiaramente le parti. No, io mi riferivo agli incontri fatti sul territorio. No, in ascolto del territorio sono stati fatti all'interno delle scuole, con i docenti, con i dirigenti. Per lo più sono stati organizzati dai funzionari di partito, non era questa la critica. La critica vera, ed è una critica totale, è che lei parla di un'autonomia che c'è dal 2001, che è un fallimento, perché avete fatto un'autonomia senza dare un centesimo alla scuola. Se le faccio un esempio concreto: la scuola autonoma con 1200 alunni riceve come contributo annuale le spese di funzionamento e di gestione 11.000 euro dal vostro ministero. Mi spieghi lei come fa a comprare, se solo la carta igienica costa 20.000 euro? Ma non è manco questo il problema. Mi consente, lei come crede di risolvere tutti questi problemi dando al dirigente il potere di fare lo sceriffo, cioè praticamente il potere di selezionarsi il personale secondo i suoi particolarissimi criteri e gradimenti? È follia. Attenzione, anch'io qua la vedo come lei, ma come lei sa, in commissione e quindi ora in aula sono passati degli emendamenti, e io su questo ritengo anche giusta la sua affermazione. Noi non possiamo lasciare il potere nelle mani di una sola persona, perché come ben sappiamo, quando troviamo davanti a noi la persona per bene, preparata e onesta, potremmo, quando troviamo il capitano della nave che è una persona preparata, possiamo andare dove vogliamo, possiamo affrontare i mari tempestosi, ma quando noi abbiamo oggi con gli emendamenti dato questo potere non più solo al dirigente, ma l'abbiamo dato al collegio dei docenti, l'abbiamo dato al consiglio d'istituto, quindi le scelte che il collegio dei docenti insieme al dirigente devono attuare devono essere trasparenti, devono essere messi a conoscenza del territorio, delle comunità, perché è giusto che tutti possano intervenire, perché questo è stato fatto con gli emendamenti. Bene, sono molto contento. In parte alcune cose sono state cambiate e io su questa cosa le do ragione, cioè una grande autonomia in capo ad una persona è complicata da tenere sotto controllo, ma ormai non è più così in questo disegno di legge. L'autonomia è data in capo ad un gruppo di persone.
Bene, sottosegretario, io la ringrazio molto di questo, perché il tema appunto su cui si dibatteva era proprio questo, ed il nocciolo fondamentale, lei ci ha spiegato bene che si è potuto dirimerlo attraverso l'emendamento, proprio per non lasciare in capo ad un'unica persona il potere discrezionale. Questa era la comunicazione che noi volevamo meglio comprendere, proprio al fine di dare ai nostri radioascoltatori e alle persone che ci leggeranno poi sul giornale un migliore indirizzo. A proposito di territori, sottosegretario, la so particolarmente impegnata, adesso svestiamo un attimo i panni istituzionali, anche sui territori e nelle regioni che sono prossime al voto. Sì, certo, io sono pugliese, in questo momento siamo impegnati nelle regionali qua in Puglia, perché salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano dalla Puglia, che sì, in questo momento ci stanno ascoltando. Noi come Popolari per l'Italia siamo impegnati in questo momento in una campagna elettorale, sosteniamo il sindaco Emiliano, ma perché pensiamo che tutto il rinnovamento è possibile, ma un rinnovamento buono, un rinnovamento che deve pensare alla comunità, un rinnovamento che deve pensare alle nostre regioni, che possono diventare un faro nel Mediterraneo e in tutta Europa. Quindi io spero che il nostro paese sia pronto a prendersi quella che è la vita che a livello mondiale gli spetta, e il nostro territorio ne ha veramente bisogno. Insieme alla Basilicata noi siamo quella grande area territoriale che può dare sviluppo e può pensare al futuro dei nostri figli e dei nostri giovani. Sottosegretario, se non sbaglio, chi magari anche volesse così approfondire il tema che politico che lei stava proponendo, oggi pomeriggio alle 16 al Victoria Palace Hotel a Bari c'è un incontro proprio dei Popolari per l'Italia. Sì, c'è un incontro oggi pomeriggio alle 16, incontriamo la gente, ma secondo me dobbiamo incontrarci, dobbiamo metterci insieme, dobbiamo sentire quali sono i bisogni per poi affrontare questi bisogni, farli diventare bisogni di un territorio, bisogni di una comunità, perché i bisogni delle persone oggi vanno condivisi e vanno portati là nei tavoli che contano, perché dobbiamo riportare l'attenzione alle cose vere e alle cose importanti del nostro paese. Sottosegretario, io la ringrazio, non le rubo altro tempo, e facendole anche i complimenti, perché quando ci sono questioni anche così particolari come il decreto che sarà discusso alla Camera, non tutti ci mettono, come lei stamattina ha fatto, la faccia e si mettono a disposizione anche per poter comprendere le critiche costruttive che servono poi a dare le spiegazioni che questa mattina abbiamo dato ai nostri radioascoltatori, dando degli opportuni chiarimenti. Le auguro buon lavoro e le ringrazio ancora. La ringrazio, penso che noi dobbiamo essere sempre a disposizione, anche perché gli errori, quando si parla di grandi numeri, così come col disegno di legge sulla buona scuola, ci possono essere, insieme dobbiamo tentare di capire come ripararli e come non farne in futuro. Grazie, quindi, sottosegretario. Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie sottosegretario al MIUR, Ministero dell'Università e della Ricerca, Angela Donghia, e entriamo, come dicevo adesso, nel vivo della nostra trasmissione, anche per ciò che afferisce le questioni un pochettino più locali. Abbiamo il neo assessore, non che già non lo fosse, ma perché ha ricevuto l'ulteriore delega, quindi anche alla cultura, e in questo contesto Annalisa Percoco è particolarmente impegnata anche per le prossime manifestazioni che afferiscono la festività di San Gerardo. Sì, siamo nel pieno, praticamente stiamo per entrare nel pieno dei festeggiamenti in onore del nostro santo patrono, che ci vedranno come città particolarmente impegnati e protagonisti nei giorni del 29 e del 30, ma stiamo anche per inaugurare il famoso cartellone del Maggio Potentino, il cartellone degli eventi culturali cui la città è da sempre affezionata. Quest'anno quali sono le novità? Abbiamo inteso aprire il cartellone del Maggio Potentino alla città, alla comunità. Per cui chi saranno i protagonisti degli eventi che si susseguiranno negli spazi, nei luoghi della cultura e nei diversi giorni che non saranno soltanto i giorni canonici di maggio, ma che si protrarranno ancora per buona parte anche del mese di giugno. Sono proprio le associazioni cittadine, sono le scuole che quest'anno hanno inteso aderire con una proposta culturale di grandissimo profilo e di grandissima qualità, le scuole cittadine. L'università stessa partecipa attraverso le associazioni, attraverso momenti culturali di dibattito
e di interazione con la città. Alcuni si sono già svolti, altri si svolgeranno nei prossimissimi giorni. E chiaramente il clou è rappresentato, è innegabile, dal momento che tutta la città sta attendendo, che è rappresentata appunto dalla festa patronale e dalla parata dei turchi. Bene, parata dei turchi che quest'anno ha un comitato tecnico scientifico che insieme alla amministrazione è stata rinnovato. Prima di parlare con i due ospiti, però, volevo anche con Luigi D'Angelo fare un po' il punto della situazione. La nomina finalmente di questo nuovo comitato l'ha sgravata da un po' di responsabilità che in qualità di coordinatore nominato dall'amministrazione fino a qualche tempo fa erano solo sulle sue spalle. Certo, di buon grado ho avuto il piacere di cominciare a lavorare e collaborare con il nuovo comitato tecnico scientifico, col quale immediatamente ci siamo intesi e abbiamo cominciato, riprendendo quello che già avevamo avviato come discorso, abbiamo cominciato a lavorare insieme e credo che abbiamo raggiunto un buon livello di programmazione sulla manifestazione. Bene, Tonino Centola, che è uomo che diciamo a cui se chiedo sintesi la sa fare. A Rosario lo facevo parlare dopo, già è venuto ieri a parlare, in realtà dobbiamo recuperare un po' di tempo, parlerai solo alla fine. No, io ti volevo dire solo una cosa, che prima il climatizzatore. Sentire il sottosegretario parlare di bisogni, dovrei andare in bagno. Qui io la faccio subito questa intervista e poi vado. Dacci una novità sostanziale quest'anno relativamente alla parata. Allora, la novità è che non ci sono novità, nel senso che in realtà noi siamo obbligati, ma questo non significa che non ci piaccia, siamo obbligati a ripetere la stessa parata dei turchi dell'anno scorso, perché c'è un disciplinare adottato dal Consiglio Comunale 3 anni fa, se non mi sbaglio, e quindi siamo legati a seguire questo disciplinare. È vero che noi ci siamo insediati come nuovo comitato, ma il comitato si è insediato così da poco tempo da non poter apporre delle modifiche sostanziali, non solo, perché poi se si volessero fare delle modifiche, queste dovrebbero essere comunque approvate dal Consiglio Comunale. Devo dirti che noi invece siamo animati da grande entusiasmo, perché quest'anno, strano ma vero, dico strano perché una città come Potenza è difficile pensarlo, non ci sono soldi e quindi praticamente noi dobbiamo fare i conti con pochissimi soldi e... come diceva un mio amico in chiesa, i conti senza l'ostia. Beh, se stavi in chiesa sicuramente. Dico, quindi noi siamo animati da un grande entusiasmo, abbiamo voglia di partecipare, di fare questa parata dei turchi e di cominciare a lavorare da giugno per immaginare qualcosa che abbia come riferimento la sfilata dei turchi, ma che sia un progetto ben più grande, a cui io sono particolarmente legato. Bene, allora faccio i complimenti e per le telecamere stringo la mano a Tonino Centola, perché oggi, non so se lo sapete, è la giornata mondiale della prevenzione delle patologie della mano e fino alle 14 all'ospedale San Carlo sarà possibile farsi visitare la mano per l'attività di prevenzione che è svolta. Poi considerato l'orario, voglio dire, quali possono essere le patologie, soprattutto le motivazioni per cui uno può avere una patologia o una mano. La forchetta, ma intanto mo me l'hai stretta, si mangia a fare una visita, non faccio a te. Subito dopo il GR ritorniamo, perché dobbiamo parlare anche con Rosario Avigliano e continuare a comprendere come sarà organizzata la prossima storica parata dei turchi a Potenza. Linea alla regia per il GR. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. Bene, come dicevamo, subito dopo la pubblicità andiamo a leggere anche qualche sms. Ricordiamo che chiunque volesse intervenire può farlo in diretta senza filtri allo 0971 458 46, così come facciamo leggendo gli sms e i whatsapp che ci arrivano al 349 511 9088. C'è un ben ritrovato ed un saluto che ci giunge da Mary, dicendo che Petrone è simpaticissimo, quindi evidentemente l'intervento punzecchiatorio, lo definirei così, al sottosegretario è piaciuto. Però adesso dice anche Mary, dice:
brava signora, sei una mitica. Adesso non ho capito se si riferiva ad Annalisa piuttosto che al sottosegretario Donghio. Buon pomeriggio Giuseppe, per te e tutto lo staff da parte di Giovanna di Castronuovo. Ancora un saluto e un buon proseguimento di giornata e di trasmissione. Ci giunge invece tramite WhatsApp al 349 511 90 88 da parte di Italia. Allora, stavamo analizzando un po' così i temi che afferiscono alla storica parata dei turchi e chiaramente facendo anche un po' la rassegna stampa. A tal proposito ringrazio Paul DB dall'altra parte del vetro che ci cura la regia in maniera sempre egregia ed eccellente, e a Maria Antonietta Cauteruccio che è la nostra redazionista che si occupa del GR che abbiamo appena ascoltato e quello che andrà in onda alle 18, oltre che fornirci le schede per la trasmissione che noi oggi facciamo. E tra le varie cose che leggevamo sulla stampa avevamo visto anche una polemica un po' sui social network che afferiva, probabilmente anche sospinta da qualcuno che fino a qualche tempo fa la pensava diversamente, poi capiremo i motivi perché nell'arco del breve oggi di qualche mese l'opinione su questo disciplinare e sulla parata è cambiata, relativamente al fatto che Rosario, questo disciplinare parrebbe essere troppo, diciamo così, rigido. No, quelle erano delle piccole regole che noi abbiamo voluto distribuire ai figuranti, però vi devo dire la verità, mi scherzate. quindi abbiamo scherzato. Allora, quindi... dire, mia figlia è una delle figuranti ed era un pochettino preoccupata, però voglio dire, ho detto papà, se così deve essere. No, no, ma si chiama Palmira tua figlia. Palmira, esatto. L'abbiamo raccomandato, mamma. Giuseppe. Cioè, raccomandata, quindi stai tranquillo. No, devo dire che mia figlia, a differenza di qualche d'un altro che magari cambia al variare degli assetti anche dell'amministrazione, c'è e mi auguro che ci sarà. Noi avevamo un preciso intento, cioè quello di spaventare i partecipanti alla parata, quindi una serie di vietato, fino a che ci siamo riusciti. È vero Tonica, ci sono circa 400 rinunce per quello che... Vabbè, alla fine poi avete messo vietato vietare. No, noi riteniamo e penso che lo faremo nei prossimi giorni, quindi a prescindere dagli scherzi, che i partecipanti a questo evento saranno i protagonisti veri. Quindi noi siamo sicuri di questa risposta, che è già legata ad una risposta massiccia. Noi cerchiamo di mettere la massima attenzione proprio nei loro confronti, perché loro devono sentirsi importantissimi e vedrete delle piccole cose, dei piccoli segnali dove noi metteremo le persone al centro dell'evento. Molto bene. Gino, una domanda che interessa, scusami, tutti i radioascoltatori di Radio Potenziale che sono qui, molti centinaia di migliaia, sono tutti quanti preoccupati perché volevano sapere da te quest'anno che ruolo farai. Quest'anno per la prima volta, ahimè, difatti sto già in seduta dal psicologo perché gli amici mi hanno detto che probabilmente per poter ben tenere sotto controllo la situazione purtroppo. Allora erano giustificate le preoccupazioni dei nostri radioascoltatori perché c'è in dubbio la partecipazione storica. La sorpresa ci potrebbe essere. C'è qualcuno, vediamo, che addirittura aveva proposto come premio alla carriera farti fare Ciuddino. No, io veramente vorrei riappropriarmi quanto prima del ruolo che era istituzionalmente dato a me negli anni passati, che era quello del mastro giurato. Certo. Quindi se ci riuscirò a rimettere le mani, poca sera fresca l'aria. Tony, facciamo lo scoop, comunichiamo ai nostri ascoltatori che l'assessore per Coco quest'anno sfilerà e da lei ci faremo dire immediatamente a quale ruolo, almeno diamogli la possibilità di scegliere. Senti, a dire la verità abbiamo fatto questa proposta, abbiamo telefonato io e Rosario, abbiamo detto che se voleva sfilare in costume e lei ha detto di sì, poi ci ha richiamato dopo 5 minuti, ha detto non so che costume mettere, se quello due pezzi o quello intero. Aveva detto no, guarda che il costume è d'epoca. Ha detto okay. Vabbè, allora lo so, sono in attesa anch'io di capire da loro che cosa hanno in mente anche per me. Vediamo che decidono. Allora, al netto delle battute, lanciamo questa proposta dai microfoni di Radio Potenza Centrale e vediamo se la riusciamo a cogliere, anche perché come dicevamo anche prima con il direttore dell'emittente Antonio Postiglione, mio fratello, quest'anno noi seguiremo l'evento in diretta e quindi anche cercheremo sempre nei limiti che il disciplinare ci dà di punzecchiare, di cercare di interagire con qualcheduno. Vedo Mario dall'altra parte del vetro che scappa, decido di fare una domanda a Annalisa e falla, vai. A
Assesso, ho sentito, se non ho sentito male, quello che è l'anticipazione che ha fornito poco fa, il Maggio Potentino si arricchisce di una collaborazione con le scuole che nel passato non è stato molto frequente, molto assidua, molto ben congegnata. Ci sa spiegare intanto con quali modalità le scuole e l'amministrazione si stanno organizzando? Perché per esempio le faccio, c'è una scuola che il 6 deve, vorrebbe organizzare una manifestazione al centro storico e non sa se, come, quando e come relazionarsi a queste iniziative, se ci vuole dire qualcosina in più. Sì, colgo l'occasione in realtà per rassicurare tutti coloro che hanno aderito al nostro appello, tra queste le scuole appunto, di rispondere insomma con delle proposte di eventi, indicandoci i luoghi, le modalità. Colgo appunto questa occasione per confermare la nostra disponibilità e confermare a tutti i soggetti proponenti gli eventi che ci hanno proposti nei luoghi e negli spazi da loro indicati. Qual è il supporto che fornirà l'amministrazione alle anche alle scuole e agli altri soggetti proponenti? È un supporto di tipo tecnico e logistico, per cui nei luoghi indicati dalle scuole e dalle associazioni l'amministrazione comunale si farà carico di predisporre la strumentazione tecnica, il palco, il service saranno a disposizione di tutti coloro che ci hanno proposto il concerto piuttosto che lo spettacolo teatrale, piuttosto che una lettura di un libro condivisa, piuttosto che un caffè letterario, un dibattito di tipo filosofico, perché ci sono alcune scuole che ci hanno l'Istituto Comprensivo di Via del Popolo ci ha sottoposto un cartellone di conversazioni filosofiche guidate anche dagli studenti, che è stato, sono state appuntamenti di un interesse straordinario. Grazie, molto 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 preciso, molto tassonomica. Posso fare una domanda extra così? Se è extra coniugale? No, extra, diciamo che esulo dal. Vuoi parlare dei pasti della scuola, di quel sermone che hai fatto? È appena arrivata l'assessora, la cosa, lasciamo stare. No? Non ha ancora avuto il tempo di chiedere, di neanche di sapere che allora, ci sono. Fai delle una carte. Cosa, informala. Ecco. Ah, possiamo informare? Notizia di reato. Una domanda così. No, informala, è una domanda. Dico una domanda, le facciamo adesso, lei avrà il tempo di documentarsi. È stato detto. Non riesce che, a non fare domande. Detto formalmente per iscritto, con carta scritta, che le mense scolastiche al Comune di Potenza costano 7.200.000 euro all'anno. Noi abbiamo fatto dei conti. Angela, i bambini. Con Peppino. Come diceva l'amico mio, i bambini bisogna accettarli. Accetta, però. Noi abbiamo fatto due conti e a 7.200.000 non riusciamo ad arrivare in nessuna perché? Maniera. Perché? Perché a 7 euro a pasto il comune avrebbe erogato 1.000.000 passapasti. Mamma, quando spendendosi, cioè, quando sono i bambini? Meno male che non dobbiamo fornirgli poi i pannolini, perché sarebbero quasi 8.000 pasti al giorno, cioè una cosa incredibile. Possiamo sperare in una cifra precisa, insomma, possiamo sperare che l'assessore dica agli uffici: preparate una tabella Excel, mettetela sul sito e dite: eroghiamo tanti pasti al giorno, ci costano tanto cada uno, alla fine della giostra abbiamo speso questo. Prendo in carico la domanda. So però che ieri ho visitato gli uffici della pubblica istruzione, ho avuto un incontro con la dirigente dottoressa Luisa Scavone. So che gli uffici stanno predisponendo una relazione dettagliata per le voci di competenza appunto dell'ufficio di pubblica istruzione, e per cui a breve spero di essere appunto nelle condizioni di poter rispondere. Ma non per in maniera fare, precisa. Non per cioè, fare polemica. Per fare chiarezza. Quando poi leggiamo sul giornale che il comune ha speso 7 milioni e 2 per le mense, è veramente ma una cifra. Ma prende quel fazzoletto lungo che facciamo il nodo come al solito che noi facciamo. No, vabbè, ma ci fidiamo. Proviamo ci fidiamo. A fare proviamo a dare per noi, per nostra memoria, siamo noi gli smemorati, non lei. No, proviamo a fare informazione. Allora, stavamo parlando di figuranti e di figuracce. Allora, abbiamo detto Gio D'Angelo è in forse, l'assessore dobbiamo fare un'opera di convincimento, dipende Rosario dal dipende dal costume, se è bikini o due pezzi, cioè che è la stessa cosa. Rosario e Tonino?
No, io non parteciperò alla sfilata, nel senso che mi occuperò, diciamo, dell'organizzazione sul campo. Beh, in questo caso è Viviani. Stavo dicendo quello. Rosario? No, io sono al mare. Lui, lui non c'è proprio. No, lui è l'ala destra. Giovine. Bene, allora leggiamo qualche sms che nel frattempo ci giunge, e come era immaginabile, anche perché sposta un po' i temi. Qualcuno dice che piace la sfilata dei turchi, quindi vi dà fiducia a prescindere. Mary dice mi piace, grazie. Poi vedremo. E poi ancora saluti a voi, grazie Radio Potenza Centrale per dare voce ai nostri politici, quelli che abbiamo votato con piacere, quindi questa è una cosa importante. Vi chiedo un po' di ordine per le persone disagiate, aprite gli occhi oltre a chi vi circonda. Giulia, un umile radioascoltatrice, una cittadina di Potenza, e sicuramente è un tema al quale io credo l'amministrazione comunale di Potenza è particolarmente sensibile. Sì, anche per in riferimento, adesso provo a rispondere soprattutto in riferimento appunto alla fruizione da parte anche dei soggetti portatori evidentemente di disabilità, ad esempio nella fruizione della parata dei turchi. Abbiamo già avuto una prima conferenza di servizi con le forze dell'ordine per garantire il massimo dell'ordine nella città di Potenza e per i cittadini per appunto il 29 maggio. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo nei nostri uffici comunali, dove appunto ogni ufficio sta mettendo in campo il massimo degli sforzi per essere perché appunto la parata dei turchi del 2015 sia la migliore che la città di Potenza possa avere. Bene, e per questo motivo noi continueremo ad affrontare il tema subito dopo la pubblicità, per così farci un po' descrivere dai due componenti del comitato tecnico scientifico un po' più nei dettagli, magari anche comprendere il percorso, se rimane lo stesso, se ci sono variazioni a proposito di Viviane, perché ricordo che qualche volta iniziò, terminò, comprendiamo come funziona quest'anno, e poi chiaramente ci avviamo verso la conclusione della trasmissione, perché oltre alla parata dei turchi e oltre, voglio dire, agli eventi legati a San Gerardo, ci sono anche una serie di attività che l'amministrazione sta portando avanti, e avendo l'assessore delegato alla coesione territoriale, alle politiche comunitarie e anche l'energy manager del comune, mi piacerebbe anche dire ai nostri cittadini che ci si sta muovendo per mettere, come diceva un mio amico, le lampadine a sparagno energetico. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. E io devo ringraziare a nome mio e anche di tutti i presenti la nostra amica Mary, che vorrebbe dedicarci una canzone, Liberi di Arisa, e liberi effettivamente lo siamo, facendo la radio, se una radio è libera, ma libera veramente, accende anche la mente. Noi proviamo a farlo come ci consigliavano le parole di Finardi, purtroppo non possiamo autoaccontentarci perché non abbiamo il tempo di mettere la canzone, ma ringraziamo l'amica Mary. In conclusione, ultima parte della nostra trasmissione. Tra l'altro sui social network potete incominciare già a trovare qualche cosa sulle pagine di Facebook, di qui a poco posteremo ancora qualcosa anche noi, ed entriamo appunto per comprendere, come avevo detto prima della pubblicità, chiedendo a Luigi D'Angelo di darci un po' le spiegazioni sul percorso che mi pare della sfilata, della parata dei turchi di quest'anno, che mi pare di comprendere, come ci spiegava prima Centola, non varierà, perché più o meno c'è già un indirizzo rispetto a quelle che erano gli anni precedenti con tanto di delibere, ma vogliamo anche a beneficio di chi ci ascolta da Potenza e non lo sa, piuttosto che chi ci ascolta da fuori Potenza e vuole venire a seguire la parata, spiegare ai nostri radioascoltatori qual è il percorso che si seguirà nella parata dei turchi. Il percorso è quello solito: il raduno è previsto allo stadio Viviani con tutti i figuranti intorno alle 15:30 del 29, da dove con precisione alle 19:30. Mm-hmm. Con precisione. Con precisione. Con precisione. Con precisione alle 19:30. Ma questo per dare la possibilità a tutti di poter fruire di tutte le cose che si svolgono all'interno della parata. Mi riferisco all'arrivo in Piazza Duomo dei Cinti, dove ci sarà il momento religioso, che con la benedizione dei Cinti viene esposta la statua del Santo Patrono, e poi l'accensione della Iacchera in Piazza Sedile in sequenza, per cui
onde evitare che si sovrapponga. L'accende Rosario? L'accende Rosario. Difatti sta già facendo un corso accelerato di arrampicata, perché voi sapete che il capo Iacchera... E spieghiamolo a beneficio dei nostri ascoltatori. La Iacchera, che è questa torcia che è alta una decina di metri, che viene issata in piazza Matteotti, davanti al comune, in piazza Sedile per essere più chiari, viene materialmente scalata da capo Iacchera, che arriva fino in cima alla stessa, che si chiama Agostino, e lo salutiamo, che è il mitico Agostino, che sale, si arrampica fino in cima e dà fuoco alla Iacchera, che poi brucerà per le successive due ore. Ritornando al percorso, la parata esce dallo stadio Viviani, risale viale Marconi fino all'incrocio con Via Verdi, risale Via Verdi, viale Dante, in fondo a viale Dante risale per via Vaccaro. Dovremo fare un sopralluogo nell'immediato per verificare come passare nel rondò di 18 agosto, perché la nuova organizzazione stradale ci crea qualche problemino, ma è risolvibile anche quello. Risaliamo per Corso Umberto e entriamo a Porta Salsa e percorriamo tutta via Pretoria fino a Palazzo Bonifacio, dove materialmente il corteo si scioglie, mentre la parte che riguarda i cinti e il tempietto del Santo che prosegue per entrare a Piazza Duomo, dove, come dicevo prima, ci sarà il momento religioso. Bene. Per quanto riguarda, diciamo, qualche piccola novità, Tonino, mi dicevate prima che forse riusciamo a dare voce ai banditori. Sì, questa figura di banditore c'è già, però fino alla scorsa edizione non era microfonata, quindi noi speriamo di poterlo fare quest'anno. Io però volevo aggiungere una cosa, Giuseppe, se mi consenti, visto che siamo in un network così importante come Radio Potenza Centrale, così ascoltato in così tante parti del meridione. Il caffè è pagato. No, vabbè, lo sai che lo dico senza volere il caffè. Senza volere il caffè, magari un cappuccino, ma la questione è che noi invitiamo tutti coloro che non sono mai venuti a Potenza. Bravo. Di approfittare di questa questa manifestazione. Si accorgeranno che la nostra città non è una città di servizi, è anche una città di servizi, ma anche una città turistica. Ci sono tante cose da vedere, ci sono tante cose belle da assaporare. Ci sono, a tal proposito, volevo dire che i ristoratori sono messi d'accordo per presentare il menù turistico e altre cose molto, molto gradevoli. E quindi l'invito è proprio a tutti coloro che volessero visitare Potenza di approfittarne per questa particolare occasione. Bene, e come giustamente diceva Tonino, avendo tanti amici che ci ascoltano non solo da Potenza e dalla Basilicata, ma anche dalla vicina Puglia, Campania e Calabria, questa può essere una straordinaria occasione per poter visitare la Basilicata, Potenza, ed assistere anche alla sua festa. A proposito della festa della parata, in conclusione, Rosario, c'è ancora qualche novità? Probabilmente viene cambiato il luogo della consegna delle chiavi? Sì. Due novità sostanziali. Prego. La consegna delle chiavi, che è il momento, insomma, che fino alle precedenti edizioni veniva fatto, è una consegna simbolica che il Masso Giurato della città fece il 24 giugno del 1578 al conte Alfonso de Guevara, che tornava forse vittorioso da qualche evento bellico. Quindi viene descritto da questo notaio, e quindi questo scambio delle chiavi veniva fatto a Porta Salsa, quindi all'ingresso di via Pretoria, mentre noi quest'anno abbiamo ritenuto, per far sì che questo evento fosse fruibile maggiormente, di farlo a piazza Vittorio Emanuele, conosciuto, cioè piazza 18 Agosto, vicino all'ingresso degli ascensori. Un'ultima cosa, quindi, è questo momento dove anche gli amministratori comunali faranno, quindi che rappresenteranno questa figura del mastro giurato con il clero in corteo,
faranno una sfilata al contrario, cioè usciranno dal palazzo di città, quindi da piazza Matteotti, piazza Sedile, e andranno per via Pretoria ad incrociare la parata a corso 18 agosto, poi si uniranno alla parata. Poi volevo dire un'altra cosa rispetto, certo, anche a quello che ha detto Tonino: venite a Potenza, perché ai figuranti, fra l'altro, stiamo chiedendo di indossare i loro abiti, i loro costumi, i loro bellissimi costumi, anche nei giorni precedenti la festa, quindi il 29 maggio, quindi che gireranno liberamente nel centro storico. Quindi noi cercheremo di avviare un percorso proprio per far respirare un clima evocativo, un clima storico. Una macchina del tempo, diciamo così, avviata un po' prima della parata, esatto, non soltanto, esatto, in quel momento. Esatto. Bene, io ringrazio Torino Centola, ringrazio Rosario Angelo Avigliano, e sicuramente noi continueremo a seguire anche le iniziative, come dicevo, in diretta, ma poi faremo magari un'altra trasmissione anche per fare il resoconto. E trattengo ancora 2 minuti, perché siamo anche già un po' fuori, l'assessore Percoco e l'energy manager del Comune di Potenza, Luigi D'Angelo, perché tra le altre cose, proprio anche rispetto alla delega delle politiche comunitarie, ci sono una serie di iniziative che il Comune di Potenza si appresta ad effettuare. Però prima di entrare in questo tema in conclusione, volevo chiedere all'assessore se aveva qualcosa da aggiungere su questo. Sì, soltanto un passaggio che reputiamo importante come amministrazione comunale, l'aver voluto coinvolgere e tirar dentro al comitato tecnico scientifico anche l'Università di Basilicata. Abbiamo chiesto alla rettrice di indicarci una persona che potesse essere di supporto all'organizzazione della uh-huh. parata. La rettrice ci ha risposto indicandoci il nome del professor Ferdinando Mirizzi, che è un antropologo che lavora nella sede di Matera della nostra università, a cui io poi tra l'altro sono affezionata a livello personale, quindi come dire, abbiamo un rapporto di stima storico e reciproco. E come dire, dai vari incontri che il professor Mirizzi ha tenuto con gli amministratori e con il resto del comitato tecnico scientifico, mi pare importante voler sottolineare quella che l'idea che lui ha della nostra parata. È importante che di questa parata la città di Potenza faccia una grande operazione, un grande strumento di riappropriazione del senso di comunità. Cioè, la festa di per sé, la parata di per sé, ha un valore antropologico dal suo punto di vista molto forte, che dobbiamo recuperare. Al di là, appunto, come diceva bene Rosario in altre occasioni, al di là del valore storico, dobbiamo riappropriarci del valore comunitario della nostra festa. E quindi dobbiamo fare della parata dei turchi, lo è già in parte, ma dobbiamo rafforzare l'aspetto identitario della parata dei turchi. Cosa della quale, se mi permetti, sì, di introdurmi, Potenza ha un bisogno particolare, perché l'identità potentina un po' si è persa, un po' determinata poi da tanti fattori, forse non altro che per il fatto che una città capoluogo, e quindi città, come diceva, non solo e soltanto, ma anche però di servizi con le istituzioni, molti degli, che il 90%, l'80 e il 90% degli abitanti di Potenza non è potentina, cioè abbiamo tutti originari dei paesi limitrofi, abbiamo una grandissima comunità viglianese a Potenza, e i potentini sono rimasti in pochi, e questo meriterebbe, secondo me, di un po' focalizzare l'attenzione sulla potentinità, che è un qualche cosa che diversamente nel tempo si rischia di perdere. Quindi è molto importante focalizzare su questo punto. Io, tra le altre cose, continuo a dire che saluto ancora la Mary, ormai ha detto che lei verrà, l'ha visto da via Pretoria, ci sta seguendo proprio con un'interazione, e quindi ci sarà anche quest'anno. Dicevamo, assessore? Aggiungo un ultimo dettaglio: è importante dire alla regione, non solo, anche quindi dirlo anche fuori dai confini regionali, che è la festa della città capoluogo di regione. Come diceva bene Giuseppe, è la festa della città che accoglie come dire, cittadini provenienti da vari comuni. Pochi di noi sono potentini, io d'origine non lo sono, quindi, certo, a partire da me.
come vogliamo rappresentare anche questa dimensione, questo tratto identitario della nostra città? Abbiamo invitato i comuni, innanzitutto dell'area metropolitana, ma anche ci sono comuni della provincia di Matera che da soli si sono proposti, li abbiamo invitati. Matera stessa, diceva Gino, li abbiamo invitati a sfilare nella nostra parata con gli abiti tradizionali dei loro comuni, e stiamo raccogliendo le adesioni di vari comuni, ne abbiamo già diverse: Valsigni, Matera, Vaglio Cancellara, Picerno, e ci auguriamo appunto nei prossimi giorni che questo numero di comuni vicini aumenti. Bene. In conclusione di trasmissione stavamo dicendo, a proposito anche di notizie che sono utili per la collettività, come dicevamo, Luigi D'Angelo, oltre ad occuparsi di questa cosa, chiaramente la sua attività principale al comune è quella di essere l'energy manager, e si sta mettendo in piedi un qualche cosa anche per provare a far risparmiare un po' di soldi alla comunità, Luigi. Certo, siamo riusciti, grazie all'intervento puntuale dell'assessore, a recuperare dei fondi dal fondo di coesione e sviluppo, per cui abbiamo organizzato, cioè spacchettato questi 26 milioni di euro che serviranno a garantire l'esecuzione di diversi interventi che verranno eseguiti sulla città. Fra questi, due in particolare mi fanno estremamente piacere, perché riguardano il mio campo di attività, che riguardano la riqualificazione energetica. Quando parliamo di riqualificazione energetica parliamo di risparmi per la collettività. Un intervento è finalizzato alla sostituzione nell'immediato, con un finanziamento di 3 milioni di euro, sostituire le lampade e i sistemi attuali con dei sistemi a LED sulla pubblica illuminazione. Per cui entro ottobre. Darne atto anche come organo di comunicazione, è sempre stato un pallino anche dell'Energy Manager. Ricordo, mi illumino di meno l'iniziativa, certo, proprio finalizzata a cercare di far risparmiare la comunità. Certo, questo intervento che sembra così tradotto in termini economici, non tecnici, significa ridurre ad un terzo economicamente l'impegno che l'amministrazione profonde per tenere accesi gli impianti di pubblica illuminazione. Mario Petrone? Una domanda che non è pellegrina, mi hai dato il pretesto dal discorso sui 26 milioni. Perché buttare tutto quel denaro, per esempio, per fare la piazza sul nulla, che dà sul ponte sul nulla a Via di Giura, quando invece basterebbe destinare una quota parte di quei soldi a fare gli impianti di fotovoltaico sulle scuole per dare anche un contributo economico alle scuole? Dovremmo comprendere se questo è possibile, però, nell'audio di quelle che sono possibile, in finanziamento. Che lo decidano. Rispetto a questo tema cerco di essere il più sintetico possibile. Noi abbiamo già diverse volte tentato, con operazioni diverse, e mi riferisco agli anni passati, quando era conveniente ragionare sul fotovoltaico con i bonus energetici, con i bonus energetici, il conto energia famoso, per cui noi abbiamo tentato più volte, io personalmente ho presentato più volte, ed eravamo arrivati addirittura all'emanazione del bando, perché attraverso un project financing, cioè il project financing in pratica prevede il finanziamento di ditte che presentano una propria candidatura selezionata, a proprie spese fanno l'intervento che poi viene restituito attraverso gli anni di gestione del bene realizzato fino all'ammortamento della somma investita. Il problema è stato, ahimè, forse abbiamo fatto un pochino tardi, nel senso che la macchina
si è mossa in... Prova a fare sintesi della sintesi. Era un'idea che era nell'animo di Luigi D'Angelo, poi vicissitudini burocratiche della scorsa e precedente amministrazione non hanno consentito di essere così celeri da poter realizzare l'intervento. Nel frattempo, con il venire in meno delle contribuzioni, è diventato antieconomico. Esatto. Possiamo provare a sintetizzare così? Perfetto. Bene, a proposito di informazioni di prossimità, facciamo gli auguri e complimenti al nostro collaboratore Fabio Amendolara, che in questo momento, per la precisione 19 minuti fa, riceve in quel di Catania il premio Olivatino Saetta. E vi ricordiamo che mercoledì alle ore 13, quindi sempre in questa fascia oraria, Fabio condurrà la trasmissione Il Mezzogiorno alle 13. Avremo un tema importante che affronteremo sempre nell'ambito delle trasmissioni di Comunicare per Cambiare, che è quello dell'immigrazione e particolarmente quello dell'accoglienza. Per ciò che riguarda l'immigrazione lo tratteremo insieme a Mario Mauro, già ministro della difesa, in occasione dell'operazione Mare Nostrum, e poi per ciò che riguarda l'accoglienza lo faremo con Piero La Corazza, che dichiara che, diciamo, questi 35 euro pro immigrato sono utili anche all'economia della Basilicata. Allora cercheremo di comprendere come questa economia viene gestita e come molto spesso i flussi di denaro vengono anche gestiti da associazioni, diciamo, che si definiscono onlus, ma bisognerebbe comprendere un attimino meglio. Per quanto poi riguarda gli aspetti sociologici dell'evento, lo faremo con la sociologa Emanuela Calabrese e comprenderemo anche in termini di integrazione, come anche Gino fu prima, D'Angelo mi diceva, per magari dare delle idee su come poter far sì che queste persone che vengono da noi diventino risorsa e non un problema. E lo affronteremo questo tema con Pierluigi Martoccia, un criminologo. Io vi ringrazio, tutto questo mercoledì alle 13. Io vi ringrazio per l'attenzione. Mario, vuoi aggiungere qualcosa? A togliela qualcosa, allora, se non la vuoi aggiungere, togliela. Salutiamo. Oggi sei pericoloso, sei. No, salutiamo l'assessore. In che senso? Un arrivederci. È un arrivederci, ovvio. Bene, e sicuramente speriamo di riavere la nostra ospite subito dopo San Gerardo. Ti lasciamo lavorare in questo periodo che so sarai particolarmente impegnata tra 1252 deleghe. Ma, scusa, chiamo un po' a Dario De Luca, facciamo per l'intervento. Facciamogli da un'altra delega che ce n'è poco. Bilancio. Al bilancio, scusa, bilancio. C'è il bilancio, l'ambiente. No, lo affidiamo a San Gerardo. E con questo veramente possiamo concludere, perché mai battuta fu più felice. Grazie a Mario Petrone, grazie a Paul DB per la regia tecnica, grazie a Maria Antonietta Carotenuccio per quanto riguarda la parte redazionale. Ringrazio Luigi D'Angelo. Grazie a voi per averci invitato. Ringrazio e saluto l'assessore Percoco. Grazie, in bocca al lupo alla città di Potenza per la parata dell'edizione 2015 della nostra parata. Ringrazio e saluto Tonino Centola. Salve, arrivederci. Guarda che voce. Avete dato il microfono buono, l'avete dato a lui. Ringrazio e saluto Rosario Angelo Avigliano, gli faccio un forte in bocca al lupo, ebbi modo di farglielo non appena entrò nel comitato tecnico scientifico, lo faccio anche ovviamente in diretta, perché poi tra l'altro devo dire che come quella di Tonino e tutte le altre, è una scelta quella dell'amministrazione comunale particolarmente illuminata, la definirei io, perché sono sempre stato un sostenitore delle buone idee di Rosario, avendo avuto anche al mio fianco in altre occasioni ed è, potendolo definire un amico di famiglia anche di chi non c'è più, e ci ha dato la possibilità oggi di essere qui. Grazie a voi per averci invitato e io faccio un in bocca al lupo a Potenza e ringrazio i tanti che si stanno spendendo per questo evento. Tre nomi su tutti: Mario Summa, Elena Aristide, Alessandro Loponte, Andrea Dragonetti, adesso si sta aggiungendo Simona Bonito che curerà l'aspetto della comunicazione, e salutiamo Pino Brindisi che sta lavorando per noi, e quindi grazie Potenza. Un abbraccio particolare a tutti, faccio anch'io un abbraccio particolare a Pino e anche a Mario, che devo dire sento è uno di quelli attivissimi. Sì, Ho sentito poi a proposito di mia figlia per il costume. Complimenti, avete messo su una squadra davvero importante. I protagonisti sono loro, grazie ancora. Linea alla regia, noi ci sentiamo sabato prossimo con Comunicare per Cambiare, la comunicazione di prossimità di Radio Potenza Centrale, per cercare di risolvere i problemi della gente, come cercando di sollecitarli, in collaborazione con il giornale Controsenso su Radio Potenza Centrale. Un saluto, un buon weekend e buona domenica da Giuseppe Postiglione. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio.